Battaglia su Bagnoli non ha subito nessun arretramento, perché già in queste settimane noi abbiamo avuto la prova concreta dell'assoluta fondatezza del nostro ricorso originario, perché il governo e il Parlamento hanno dovuto fare una norma ad città per intervenire su un processo in corso, eliminando quella che era la stortura principale dell'articolo 33, che era la società di scopo. Quindi già quello, il TAR infatti lo dice, è un elemento centrale. Noi non condividiamo ovviamente numerosi passaggi della decisione del TAR e faremo ricorso al Consiglio di Stato. Gli argomenti sono tanti, non viene assolutamente sottolineato il ruolo costituzionale del comune sulla pianificazione urbanistica, che è un ruolo costituzionale che meritava maggiore attenzione. Da cittadino napoletano, prima ancora che da sindaco, mi fa un po' sorridere il discorso dell'urgenza, perché sono decenni che evidentemente c'è questa situazione. Mi chiedo come mai il governo scopre all'improvviso l'urgenza ed è talmente urgente che ci mette 1 anno e mezzo a nominare il commissario. Quindi questi e altri motivi segnati nel ricorso e che ovviamente sottolineeremo con ancora maggiore puntualità al Consiglio di Stato ci fanno pensare che, come è accaduto anche altre volte, le decisioni giudiziarie saranno modificate e qui quindi contiamo di vincere innanzitutto, cioè vincere in sede giudiziaria. Poi c'è la lotta, come dire, quella della difesa della città, nel senso che Bagnoli la sblocchiamo noi, l'abbiamo dimostrato col nostro piano che porteremo avanti, nei prossimi giorni metteremo in campo ulteriori iniziative, l'abbiamo dimostrato nell'ex area NATO, lo faremo su Bagnoli attraverso il progetto di rilancio concreto di Bagnoli con la città, con i cittadini, con il comune, con la giunta e poi con i poteri propri del Consiglio Comunale. Quindi sempre in cooperazione, qualora lo ritengono, delle istituzioni rappresentative e democratiche del nostro Paese, il governo regionale e il governo nazionale. Quindi continueremo sulla nostra strada e alla fine vinceremo. Bagnoli sarà sbloccata dalla città, faremo in modo che il lavoro sia un diritto e non un favore e che si possa preservare la tutela dei nostri territori. A proposito di trivelle, articolo 33 e quant'altro, spiaggia pubblica, mare balneabile, archeologia industriale, parco, edilizia sostenibile, impresa, ricerca, giovani. Quindi noi non consentiremo a nessuno di mettere le mani sulla città. Ecco, il cambiamento di Napoli è qualcosa di molto più grande che una decisione del TAR, che noi rispettiamo, ma quello è un segmento della lotta per la difesa e per il rilancio di Napoli, che va avanti e quindi oggi non c'è stato nessun arretramento per quanto ci riguarda. Come stanno bene insieme queste tre persone, Valente, Bassolino e Lettieri, di cui faccio fatica a trovare differenze? Quello è il sistema partitocratico, politico e di commistioni tra pubblico e privato di centrosinistra e centrodestra che a Napoli abbiamo sconfitto 5 anni fa e continueremo a contrastare. La cabina di regia c'è, è la città. Il popolo, il sindaco democraticamente eletto, la giunta e il consiglio comunale. Bagnoli la sbloccheremo noi dialogando col governo regionale e il governo nazionale. Non servono stanze ammuffite in cui si fanno le cose non alla luce del sole. Quelle le lasciamo a Lettieri, Bassolino e Valente, come hanno fatto per 20 anni distruggendo Bagnoli, sperperando denaro pubblico, inquinando, e noi abbiamo ordinato a chi inquina paga e pagheranno. Quindi noi siamo totalmente alternativi e Bagnoli, prendo l'impegno personale che sarà una battaglia che vinceremo, innanzitutto lo faremo per tutte quelle famiglie che per anni hanno lottato in quelle fabbriche e molti di loro hanno pagato anche sulla loro pelle quel tipo di stagione politica, dei Bassolino, poi dei Valente e fino anche dei Lettieri, perché là c'è assolutamente un trasversalismo, visto che Lettieri poi viene da Berlusconi, cioè quello è il suo padrino politico.